Ciao Riccardo, benvenuto qua in Calabria. Tutti gli interventi che ci sono stati fino adesso, penso che Marco parlava di politica, fare politica, la politica è come farsi una passeggiata, leggersi un libro, occuparsi di questo piuttosto che di quest'altro, perché poi sul bivio a quale è questa globalizzazione, quale siamo anche noi, no? Dove stiamo andando, che direzione prende questa globalizzazione, anche il transazionale nella nostra prospettiva, come facciamo a capire che significato ha appunto la parola transazionale, la parola transpartitica e anche quindi la ricerca della non violenza. A me è venuto di appuntarmi questo nell'intervento che sto facendo, pensando proprio a quando a prima dei 20 anni nei quali ho fatto militanza radicale, grazie al Partito Radicale che mi ha dato la possibilità di esprimere in maniera completa, esaustiva, sotto ogni punto di vista, quello che è il mio pensiero. E cioè quando Mari giocavo, perché poi questa è occasione anche per, come dire, dire come si fa politica e come Mari noi anche nella nostra vita abbiamo fatto politica nelle interrelazioni di ogni giorno, facendo sport, ascoltando musica, andando ad una mostra, che ne so, consumando anche film porno. Nella mia vita ho consumato anche film porno, anche per capire, per comprendere la mia sessualità. Ho fatto un intervento che ho fatto a Napoli all'ultima assemblea dei Radicali Napoli, poi uno degli argomenti erano le camere del sesso, no? Il diritto all'affettività nelle carceri. E l'altro giorno tra me e me, ma poi dicendolo anche per strada, dice la Costituzione e il grande sforzo che Radicali Italiani ha fatto e sta facendo. Io ho visto anche l'iniziativa su Roma per quanto riguarda l'ATAC e quindi il referendum cittadino, è quello del diritto umano alla conoscenza, di comprendere che non è diverso dall'occuparsi e dal capire come funziona il servizio e come funziona il nostro cervello quando andiamo ad una mostra, no? E guardiamo questo quadro, ascoltiamo musica o cerchiamo di capire sulla nostra affettività anche le nostre preferenze sessuali, piuttosto che questo, piuttosto che quest'altro. E quindi magari la centralità, no, del riferimento della persona nella centralità del lavoro e della libertà dal bisogno, perché poi in tutti quanti questi 20 anni e anche negli interventi che ci sono stati qua e magari nell'interruzione che ha avuto Marco Marchese durante il suo intervento, no, guarda che lì garantiscono le banche un assetto economico, eccetera eccetera, e c'è stato e c'è, come dire, il dover governare la libertà dal bisogno in una prospettiva di ricerca e diritto umano alla conoscenza che permetta alle nostre giornate di avere una prospettiva di questo tipo. E allora mi ricollego all'intervento che io feci con Marco Marchese alla Libreria Ubica a Cosenza qualche anno fa. C'era anche lì Liberi TV, c'era Riccardo, e io dissi, poi si parlava, dice, noi chi siamo, c'erano le politiche della laicità, diritto, la giustizia, lo stato di diritto, e io dissi che cos'è poi l'Italia. L'Italia è una penisola immersa nel Mediterraneo,
Perché forse appunto nella Costituzione ecco è possibilità di comprendere c'era scritto questo, e perché questa era la prospettiva anche e soprattutto nel capire cosa c'era scritto nella Costituzione uscita dall'antifascismo, nel prendere la Costituzione. Io la capisco perché la prendo, no? E quindi la faccio perché la prendo la Costituzione. Allora magari prenderla significa anche dirvi che io per esempio ho finito, mi ripresento per l'ennesima volta qui accanto a Riccardo, che io ho fatto politica, Riccardo, anche prima di questi 20 anni con voi. Me ne sono reso conto durante questi 20 anni, l'ho concettualizzato durante questi 20 anni, l'ho concettualizzato con voi ancora una volta qui in questo momento, perché capivo anche quando magari prima di fare attività politica, io sono liceo di laurea, giocavo a tennis, avevo la passione del tennis, ero un grande appassionato di Adriano Panatta, della musica di Bruce Springsteen. Adesso sto da un po' di tempo, ho avuto il bello anche nell'apprezzare, nel vedere l'arte, e quindi dopo una volta magari il capire, il comprendere, e finisco con questo, nel conoscerci, nel presentarci in ogni momento, nel non essere la politica qualcosa di separato. Come tutta la vita di Marco è stata spesa, il transazionale è in questo momento, che facciamo, che cosa non facciamo, eccetera eccetera, perché la politica non è separata dalla musica, dall'arte, dallo sport, da qualsiasi altra attività di ogni giorno, e quindi bene le quattro proposte di legge di iniziativa popolare. Riccardo ha detto ci stiamo pensando per capire come fare praticamente sul trattamento, sul welfare, sul trattamento sanitario obbligatorio, sull'immigrazione abbiamo i riferimenti, e sull'ultimo è un po' più definito la regolamentazione della Costituzione, perché penso che in questo c'è il congresso, no? Del Partito Radicale, e quindi c'è Radicali Italiani questo giorno come soggetto costituente. Quindi ancora una volta grazie Riccardo, ho finito, io ho avuto ancora una volta l'occasione di ripresentarmi, perché mi ripresenterò adesso uscendo di qua, magari mi prendo un caffè al bar un'altra volta, consumo questo, consumo quest'altro, stasera mi riguardo Panatta, non lo so, una partita su YouTube, e penso anche lì di continuare a fare politica. Grazie. Bravo.